Prima accennavo Woody Allen, perché già ho parlato, ma hai un altro film in arrivo, che non so a che punto sia, il Rainy Day in New York con Woody Allen. È un film che ancora deve essere girato, è un film che avete già girato, è un film in preparazione. Ci puoi dire qualcosa? No, la cosa che posso dire è che l'avevo accennata prima, quando lui mi ha chiamato nel 2015 abbiamo cominciato questo viaggio nel mondo digitale, perché io gli ho detto una cosa molto semplice, dico: caro lui, tu cosa ne pensi? Ha fatto sempre film con la pellicola, il fotochimico anch'io, però ultimamente l'industria è cambiata, indubbiamente. E io penso che c'è una parola che si chiama progresso, che noi possiamo rallentare o accelerare, ma non la possiamo fermare. Quindi perché cercare di andare dietro a qualcosa che sta svanendo davanti a noi? In Italia non c'è più lo stabilimento del Pinocchio, non c'è più lo stabilimento all'Istituto Luce, non c'è più la Kodak, io sono un orfano. Perché non entriamo insieme nel mondo digitale, cerchiamo di capirlo e forse anche migliorarlo? E lui dice: d'accordo, facciamolo. Io di guarda ho conosciuto anche una certa digital camera che mi piace, molto vicina alla proporzione del quadro, che a me piace molto, che è un'ispirazione che io ho avuto da Leonardo da Vinci, dal Cenacolo, che è due volte l'orizzontale e una volta la verticale, che mi sembra una proporzione perfetta. Quanto è questo manifesto del Rinascimento che ha fatto Leonardo, se voi immaginate che il cinema è passato, sta ancora passando, tramite vari formati, dal cinema muto al cinema sonoro, al cinema panoramico, al cinema a grande schermo, tanti numeri, 1,37, 1,66, 1,75, 78, 2,1, no? Va bene. Per cui dico: ma guarda, Leonardo ci ha detto 600 anni fa, 500 anni fa, quello che potrebbe essere sulla visione e la proporzione perfetta. C'è una macchina che è fatta apposta in questo modo e credo che registra talmente tante informazioni che noi non dobbiamo mai più pensare che era meglio la pellicola che questo. Addirittura abbiamo fatto un caffè sociale e il giorno dopo gli ho chiesto: Woody, come ti senti lavorare? Benissimo, io nessuno mi ha toccato il mio script, nessuno mi tocca il modo che dico agli attori di recitare, vedo addirittura le immagini subito, per cui io so già, e gliel'avevo spiegato, quello che vedi non è un'immagine più o meno, è l'80-90% di cosa sarà l'immagine finale, è un monitor a 25 pollici tarato dalla Technicolor in alta definizione dove vedi perfettamente quello che stiamo facendo. Se non ti piace, dimmelo, oppure se non ti piace a me te lo dico e la cambiamo subito. Che è la grande opportunità tra l'immagine elettronica e l'immagine fotochimica, il fatto di poterlo fare sul luogo, sul momento. Si arriva a vedere il nostro stesso pensiero addirittura. Facciamo quello, facciamo Wonder Wheel, dove addirittura portiamo avanti un ragionamento di un certo tipo di visione che, grazie ai grandi attori che abbiamo avuto, Kate Winslet, Johnny Temple, Jim Belushi e Justin Timberlake, siamo riusciti a fare una visione teatrale cinematografica. Sembrava un pezzo di Tennessee Williams questa cosa qua. E poi siamo passati al terzo film, che è Rainy Day in New York, di cui non posso parlare molto perché non è finito ancora. Cioè, abbiamo finito le riprese, io ho fatto la mia trascrizione dei colori a New York un mese fa, Woody sta finendo la musica, il missaggio, e c'è un paio di due o tre inquadrature in cui c'è invece l'effetto dietro una macchina, perché abbiamo girato con la pioggia contro un sistema che si chiama green screen, e che mi dovranno mandare queste immagini qui in Italia in modo che io le controllo e poi le rimando, e poi dovrà uscire con Amazon. Sono gli attori, quindi non posso dire troppo gli attori, di quando non esce. Ma chi sono gli attori? Un accenno. No, neanche il cast. No, quando Woody mi manda il copione c'è stampato Vittorio Storaro su ogni singola pagina. Cioè, se per caso delle cose del copione qualcuno le vede e le copia, si sa da chi viene. Cioè, io credo un rispetto e un desiderio di mantenere. Per esempio, Amazon non ha visto il film ancora, non lo vede, non ha mai visto gli altri film mentre noi stavamo lavorando, anche soltanto facendo l'ultimo pezzettino di musica o di colore. Woody adesso, che finirà la musica, darà la ricopia in visione ad Amazon. Amazon è a scatola chiusa, e questo è il modo in cui ama lui lavorare, libero dalle condizioni che ci sono molti vostri sul Hollywood.